italiano para brasileiro. Hoje estamos no mercado de Embu para mostrar alguns dos objetos do mercado de Embu perto de São Paulo e aprender um pouco de italiano. Vamos lá, Estaula! Vamos! Pessoal, vamos começar agora esta aula de italiano para português. Aqui estamos no interno do mercado e começamos a ver que estão de... Questo qui che si pone nel chão, na frente da porta, questo si chiama tappeto, mais che un só tappeti traduzito in italiano. Questo qui che noi temo na frente, roupas, tradotto in italiano, sono robe, significa vestiario, mais ou menos. Questa in realtà sono maglie, traduzito in italiano, tá? Aqui, do meu lato, a gente tem bolsa. As bolsas, traduzito in italiano, sono borsa, tá? A gente continua a camminare e acha alcune... cesta, in italiano traduzito, cesta di vimini, tá? E a gente continuando a camminare incontra una mesa, traduzito in italiano tavolino, perché è piccolino. Estas che nós achamos na frente. Questa è una, opa, è un vestito, camminando, questa che contiene la roba, questa copertura che sta nel mercato, per noi è baracca, traduzito in italiano, tá? Continuiamo a camminare, a gente vede un mercato, incontriamo altre cose, come per esempio, vediamo che tem, questo qui in italiano si chiama ombrello, guardasciuva, Saria, tá? Estas cosas aquí son collane e ciondoli, traducido en italiano, ¿tá? A gente, continuando a caminar no mercado, a gente encontra estas cosas juntas de campane, si chiama in italiano. E là onde noi stiamo camminando, questa è strada, strada in italiano, strada. Camminando nel mercato a gente incontra doces, traduzito in italiano sono dolci, tá? Continuiamo a camminare e a gente incontra un cara che vende cuoro. Cuoro, traduzito in italiano, è cuoio. Depois, aquí temos alguns móveis. Traduzito in italiano, o tradotto in italiano, si può anche dire, che è italiano. Sono mobili. Este móvel è un móvel ad esquina. Traduzito in italiano, mobile ad angolo, tá? Continuando, a gente incontra una planta. Traduzito in italiano, planta e pianta, tá? Questi sono brinchedo, traduzito in italiano, sono giocattoli, tá? Essa nós falamos já que é uma baracca, traduzido em italiano, lógico.
A gente fa isso per evitare di lasciare spessore e dare la possibilità di vedere mai questi prodotti che tem aqui no mercado e logicamente poter traduzir questi che sono strumenti musicali. In italiano si parla strumenti musicali, ok? Vamos a continuare un altro poco. Questi che ti hai scritto in Teipava, che sarà parasol da praia, questo si chiama... Valeu. Questo si chiama ombrelloni. Questa qui, dove stanno sentate le persone, un barzinho, esses se chamam, não, é as mesas que estão sentando as pessoas aqui no barzinho, esses são tavoli. Vamos para cá agora. Olha que bonitos aqui. Este são bolsa. Questa borsa grande si chiama borsa grande, tá? Che mai tem oltre a isso tem essa è oggettistica, traduzione in italiano oggettistica, oggetto, varios tipi di oggetto, tá? Tem muita cosa bonita qui na in Budas Artes. È un luogo dove andare molto lindo, dove tem tutto per passare bene. As mulheres gostam demais. Ma vamos lá. Agora, estas cose pro orelho, questa gioia di mentira pro orelho si chiama orecchino. Estas son planta si chiama in traduzione in italiano pianta. Estas sono immagini divertite, si chiama caricatura traduzito in italiano, tá? Pessoal, se alguma cosa você non intende, por favor, deixa um comentário embaixo aqui no meu canal de YouTube para a gente depois esclarecer. Aqui, esta aqui, se chiama em italiano bracciali. Se põe como posso. Tá? Esta aqui também, esta coisa aqui, em italiano se chamam collane. Tá? Vamos lá. Pessoal, per oggi a nostra aula acaba qui, perché sta escurecendo un po' e non daria molto per me. Però vamos os ultimo e poi a gente si va embora. Este in italiano, esse cinto in italiano si chiama cinta. A gente viu alguma coisa nova e sto mostrando para você. É legal aqui, é? Bem legal. Tá. Enquanto, pessoal, eu vou me deixar agora. Me recomendo você se inscreva no meu canal YouTube, que proximamente vou expor outros vídeos deste fantástico italiano para brasileiro. Vou expor outros vídeos no YouTube e iscrivetevi al mio canale per ricevere la nostra notifica quando a gente pubblica alguma cosa. Per in quanto, para oggi è tutto. Un forte abbraccio a tutto il mondo e a gente si vede cedo nella prossima aula di italiano para brasileiro. Un forte abbraccio a tutto il mondo. Seguite e condividete nei social media per dare a mais persone la possibilità di seguire questo corso. Io, se tem alguma coisa que eu quero esclarecer no italiano, deixa um comentário embaixo deste vídeo. Um forte abraço. A você logo. Tchau, amigos. Tchau, tchau.